Bene ragazzi, io sono Aegisus e oggi, scommetto che lo stavate aspettando, affrontiamo Syndragosa. Ok, prima che voi mi ammazziate perché io ho scelto di usare un Jade e... Vabbè, lasciamo stare. Vi dico che domani alle 3 di pomeriggio, esatto, 3 pm, ci sarà una live sul mio canale Twitch che trovate, come sempre, in descrizione. Sarà una live su Hearthstone, decideremo se fare classificate o arena, magari, o poco oro da parte. Tanto poco. Probabilmente saranno classificate. E niente ragazzi, spero che partecipiate in un po' di gente. Ho visto che si è iscritta nuova gente al canale, sono contento, quindi non ci esitiamo, andiamo avanti. Siete venuti qui per vedere come un cavolo di Jade può vincere contro Syndragosa. Allora, il punto cruciale di Syndragosa è questo: quando lo portiamo sotto 20 o sotto 10 di vita, lei ci trasforma i nostri servitori in blocchi di ghiaccio, che sono cose completamente inutili, che non si possono distruggere in alcun modo. Quindi quello che dobbiamo evitare è usare un aggro. Ok, superato il parte dell'aggro, che va assolutamente evitato, come ho già detto, proseguiamo a capire perché ho scelto un Jade. Ho scelto un Jade perché il Jade ha è molto versatile, può crearsi molto velocemente armatura e in questo caso anche molto velocemente servitori. Voi mi direte adesso due punti, probabilmente starete insistendo su due punti. Uno, Aegisus, il Jade è pieno di magie e Syndragosa ha una carta che costa 1. E però in magia nella mano ci infligge 3 danni. E vi do ragione, completamente. Ma possiamo arginarlo. Il secondo punto è: Aegisus c'è Aia Zampa Nera nel mazzo. Allora, prima cosa, se non avete craftato Aia Zampa Nera, siete delle persone orribili. Perché questa carta qua è tipo è la carta più usata di tutta l'espansione di Banditi di Meccania. Cioè, è la più usata. Non potete non averla craftata. Però, se non l'avete craftata, oppure non avete la dust al momento per farlo, lasciate perdere, non è la carta fondamentale del mazzo. Se volete si può rimpiazzare con un'altra spazzata. Io la rimpiazzerei però con un altro servitore, perché di magia, come abbiamo già detto, ne abbiamo già a sufficienza. Quindi, come si fa a vincere contro Syndragosa? Si creano golem di giada il più velocemente possibile. Si trada tutto quello che mette nel campo Syndragosa, cioè tutto quello che entra nella sua parte di campo, deve scomparire dalla faccia della terra il più velocemente possibile. Ah, meglio se i vostri golem di giada muoiono facendo questa cosa, una cosa di questo tipo. Perché come abbiamo detto, più servitori abbiamo in campo, più rischiamo che quando Syndragosa arriva a 20 o 10 di vita, noi rischiamo di non poter più posizionare i servitori. E questa cosa non va bene. Proseguiamo. Allora, abbiamo le innervazioni ovviamente per farci mano velocemente, insieme alla crescita rigogliosa, ai boccioli di giada e anche le nutrizioni. Le nutrizioni però io le userei per pescare insieme all'ingegnere novizia, che sono comunque una carta che è utilissima, e gli oracoli di luce fredda. Perché gli oracoli di luce fredda che fanno pescare anche Syndragosa, avete ragione, sì, però peschiamo due carte comunque. State attenti a usare però gli oracoli, perché sono un'arma a doppio taglio. Anche Syndragosa ha carte molto forti nel suo mazzo, senza contare quella delle magie, cosa che vogliamo assolutamente evitare. Proseguiamo. Provocazioni parecchie, a partire dal custode della pece al difensore pietra salda, che ci permette che ci mette in mano altre provocazioni, quindi questa cosa ci va a nostro vantaggio. Come facciamo a fare i Jade? Ovviamente con gli idoli di giada, ovviamente con i boccioli di giada, che oltre a fornirci mana ci danno anche un Jade, spiriti di giada, Aia se ce l'avete non fa male in questo mazzo, e il Behemoth di giada, che guardate caso è una provocazione, quindi calzate. Altre carte utili nel mazzo? Non utili, di più, utilissime. Quelle che hanno permesso al Jade di sorpassare il mago, oserei dire. E quindi, le scaglie terrigine. Perché hanno permesso al Jade di sorpassare il mago? Perché il mago usava Syndragosa e usava, scusate, Alexstrasza, e poi portava il Jade a 15, e ciao, una pirosfera, palla di fuoco, e io c'ho i blocchi di ghiaccio. Quindi, ciao. E già Jade rompeva le scatole con le rabbie ferine, perché si faceva 16 di armatura in un turno solo. E 16 di armatura in un turno solo per il mago è una cosa insormontabile praticamente, perché di pirosfera ne gioca una, di solito di palle fuoco 2, portali terra del fuoco. Sarebbe dire che dovrebbe lanciare qualsiasi cosa contro il Malfurion, però poi non riesce più a gestire la board, e quindi siamo ancora al punto di prima. Vabbè, ma ritorniamo sul nostro mazzo. Quindi scaglia terrigene da usare su un Jade abbastanza forte, tipo un 8-8 magari, per farlo diventare lui un 9-9 e noi fornirci 9 di armatura, quindi ci guadagniamo due volte. Le rabbie ferine, perché come ho detto prima forniscono 8 di armatura, non le userei per l'attacco, magari per se dobbiamo proprio uccidere Syndragosa, gli manca 4 di vita, perché no, si potrebbe anche fare. Carta fondamentale del mazzo però, è che non possiamo assolutamente, di cui non possiamo assolutamente fare a meno,
insieme agli idoli di Jade, ovviamente, i bandi di oro di Meccania. Questa carta qua è cruciale in un Jade, cioè ci permette di pescare il maggior numero di idoli di Giada una volta messi nel mazzo, in modo da spammare 8-8, 9-9, 10-10 e così via dicendo. Dobbiamo, il consiglio è questo: come vi ho già detto prima, tradeate tutto il possibile che viene giù dal campo di Sindragosa. Sindragosa non butta mai giù più di un servitore a turno, praticamente. Quindi cercate sempre di distruggere quel servitore e a maggior ragione distruggere i vostri Jade, in modo di fare un altro Jade il turno dopo o anche successivamente, in modo che quando lo portiamo a 20 o 10 la nostra board non risalente troppo, perché ricordate che se Sindragosa riesce a congelarvi tre servitori sul campo, perché partite già con 4 blocchi di ghiaccio, la board è piena, non potete più posizionare niente, dovete andare solo di magie per distruggere Sindragosa. E sì, avete una spazzata, avete due rabbie ferite, ma hai voglia, nel senso che abbiamo ancora di strada da fare. E ricordate che più magie vi tenete in mano, più rischiate di soffrirne di questa cosa qua. Ragazzi, spero di essere stato abbastanza chiaro, spero che il video vi sia piaciuto. Questa scelta è stata un po' strana, lo so, perché vedo tanti guerrieri in giro, tante cose di questo tipo. Io invece mi sono addentrato in un territorio un po' strano, che era il Jade. Ho deciso di cambiare, esatto. Andare un po' contro il corrente. Non sarà il mazzo meno costoso che esista, ne ho visti tanti altri di guerrieri che tipo giocavano senza... le rare, senza solo le carte vincolate, cose di questo tipo. Io volevo puntare su un mazzo che sostanzialmente potesse battere Sindragosa. Con questo io l'ho battuta alla prima. Alla prima. Ho cercato di eliminare tutte le carte del Jade che non servissero e ho tenuto quelle principali. Le altre ho sostituite con servitori in modo da poterci dare un qualcosa di più. Se vi state chiedendo perché mancano delle carte del Jade che potrebbero essere ritenute fondamentali, per esempio Fandra, l'Elmo Cervo, beh, ragazzi, ho cercato di mettere meno leggendario possibile. Già con Aya ho fatto un'eccezione. Si può tranquillamente togliere, ripeto, Aya. Se avete Aya, cioè se non avete Aya e avete Fandra, prego, giocate Fandra. È un servitore in più, fa combo con tantissime altre carte, fa combo con le nutrizioni, fa combo con gli idoli di Giada. Quindi si può tranquillamente usare. Però io rimango fermo su Aya. In caso trovate un'altra lista dove probabilmente avevo sostituito Aya con un'altra carta che avrò ritenuto altrettanto forte, non è la stessa cosa, indubbiamente. Ragazzi, però, io mi fermo qua per oggi, quindi se vi è piaciuto lasciate un like, se vi piace iscrivetevi, fatemi sapere come va con questo mazzo, so che, ho già detto, è un po' controcorrente rispetto agli altri, però noi ci vediamo in prossimo video, quindi, bella ragazzi. Ah, e non mancate la live di domani del 3. Ciao!